Lo sapevate? Il 13 agosto 2021 in Italia è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale una nuova normativa per i defibrillatori. Lo scopo della legge è rendere l'Italia sempre più cardioprotetta, proteggendo il maggior numero possibile di persone dall'arresto cardiaco improvviso, SCA. Che cos'è l'arresto cardiaco improvviso? L'arresto cardiaco improvviso si verifica quando un malfunzionamento elettrico del cuore fa sì che smetta improvvisamente di battere correttamente. Non ci sono segnali premonitori e può capitare a chiunque, ovunque. La migliore possibilità di sopravvivenza per una vittima di SCA è il trattamento tempestivo con la rianimazione cardiopolmonare, RCP, e un defibrillatore automatico esterno, DAE. L'arresto cardiaco colpisce circa 60.000 persone all'anno in Italia. La nuova legge stabilisce che i DAE siano disponibili in più luoghi pubblici e negli edifici governativi, nelle infrastrutture e nei trasporti. Cos'altro indica la normativa? Le persone che intervengono per aiutare con la RCP e utilizzando il DAE saranno protette dalla legge. Ora chiunque può usare il defibrillatore. Tutte le scuole di ogni ordine e grado e le università dovranno essere dotate di DAE. I DAE dovranno essere disponibili anche in tutti gli aeroporti, stazioni ferroviarie e porti. Inoltre, su tutti i mezzi di trasporto con tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, per almeno 2 ore. Anche tutti gli uffici della pubblica amministrazione aperti al pubblico e con più di 15 dipendenti dovranno essere muniti di DAE. Scopri di più sulla nuova legislazione sui DAE ZOL. www.zol.com/it